Nel Vangelo di oggi, preso da Marco, al capitolo 6, dal versetto 7 e seguenti, leggiamo: «Chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri». L'immagine della missione raccontata dal Vangelo non è un sogno, un ideale, è la realtà di chi viene concretamente inviato da Gesù. Li manda dopo averli tenuti con sé, per rimarcare ancora una volta che è solo nella comunione intima con Lui che nascono le parole e i gesti di bene compiuti nei confronti dei fratelli. Incominciò a mandarli a due. È interessante vedere come la missione, così come la concepisce Gesù, non è mai il lavoro solitario ed eroico di uno solo, ma sempre il tentativo di essere in comunione almeno con un altro. Non si cammina da soli. Abbiamo bisogno del fratello, come lui di noi. Sentiamo il bisogno di confrontarci, di comunicare con l'altro, di lasciarci correggere, per evitare di cadere nella presunzione di bastare a noi stessi e di crearci una fede tutta nostra. Il Vangelo, prima di annuncio con le parole, va annunciato con l'esempio. Se due tra loro vanno d'accordo, si stimano, si mettono d'accordo, in pratica vivono il comandamento dell'amore e questo è segno che l'annuncio è vero. E la comunione è l'unico armamentario che possiamo portare con noi. Per il resto Gesù è abbastanza chiaro e ordinò loro che oltre al bastone non prendessero nulla per il viaggio, né pane, né bisaccia, né denaro nella borsa, ma calzati solo i sandali, non indossassero due tuniche. Gesù invia a non prendere niente per il viaggio, ma di appoggiarsi unicamente a Lui. Partire poggiando sulla zavorra delle false sicurezze significa crollare rovinosamente a terra. Solo abbandonandosi, affidarsi e fidarsi di Gesù consente di giungere alla meta. Il Signore ci manda fidandoci di Lui. Andiamo con gioia e con serenità. Buona giornata nella pace del Signore.